Eccoci, belli brutti. Allora, siamo in taxi ora in direzione città e siccome essendo abituato ora all'Atalandia che si guida dalla parte destra, diciamo, e dà la precedenza alla sinistra, qui nel Laos è viceversa, come in Europa. Perciò, quando mi sono ora seduto in questo taxi, la prima cosa che ho pensato, ma questo qua sta guidando sbagliato, cioè, però siccome ero abituato dall'Atalanga e io non sono abituato qui in questa nuova situazione qui nel Laos. Allora, albergo, come posso dire? Io purtroppo con gli alberghi sono sfigato, come sempre. Posso anche prenotare un 15 stelle, trovo sempre qualche stanza che c'è un coglione accanto che fuma. Perciò non ci posso fare niente. È proprio là, me li porto dietro io. È un karma che ho addosso. Va bene, comunque dai, non ho chiuso un occhio per il fumo, camera piena di fumo, di sigarette. E niente, e ora si va in direzione città. Comunque, dopo il grande successo della mia canzone Lost in Laos, il numero uno nella hit parade di Radio Spike, chiaramente mi sto zitto, eh? Comunque ascoltatela perché vi metto il link in descrizione. Molto nice, very rock. Let's rock. Guarda qua, un espresso costa 20.000. Fanno vivere qui con questo salario che hanno, il salario medio appunto di 4-5.000 baht, e vedo che hanno tutti nuovi scooter, nuove macchine che costano. Ma come fanno a finanziare questa vita qui? È una bella domanda, mi ispira di scrivere qualche canzone. Cammino per strada, la testa alta, non mi do per vinto. Non ho le ricchezze dei grandi, ma ho gioia dentro al mio canto. Perché non si? Ah. Ragazzi, allora, come ho detto, il Laos costa tutto di meno, molto di meno che da noi. Beh, un caffè costa 20.000 qui, Se vuoi un caffè devi pagare 20.000, perciò
questi prezzi li devi abituare prima, perché qui abbiamo un'inflazione, mi sa, del 1000% al giorno, una cosa del genere, non lo so io. Comunque ho un po' visto i prezzi anche delle case, dei terreni, e diciamo che non sarebbe male un investimento qui nel Laos, perché il Laos sta crescendo nel mercato del turismo, perciò è un mercato crescente. Il problema è che, non so, il personale qui, diciamo, è molto difficile trovare personale qualificato qui, anche perché hanno una struttura di paga totalmente diversa che in Thailandia. Appunto, qui una paga mediale di 4-5 mila baht, perciò, bah, non lo so io, come ho detto già prima, cioè tu pensa, immagina 4-5 mila baht, poi pensa, un scooter qui come il mio costa anche 65 mila baht alla fine, sai? Come fanno a pagare con i 4-5 mila baht che hanno, che prendono qui di salario, questo scooter? Cioè ci vogliono 20 anni, non so io. The big one? Yeah, the big one behind. Very beautiful. Now, shall we bring home? Cannot. No? Oh, beautiful. I see only one thing beautiful here. Un uomo grande, ma anche molto sportivo. Il mio fisico è un'esplosione di dinamismo. Lottando con la bilancia, ma sempre combattivo. Le mie cicatrici raccontano una storia di eroismo. Aiuto. Ho mangiato troppo. Allora ragazzi, vi saluto. E intanto ci facciamo questo bagnino. Rimaniamo ancora 2 giorni, abbiamo deciso, sì, perché ci sentiamo molto stressati. Ecco, non so cosa ho inghiottito ora. Ciao ragazzi, ciao.